Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi cosa prepariamo, cara ombrettina? Dillo, oggi prepariamo i donuts, le ciambelle le di ciambelle. Homer Simpson. Sì, è vero. Avviso alla gentile clientela: quando io le assaggiate, immaginavo fossero veramente diverse, ma questa è la ricetta americana, datami da un'amica americana che ha spergiurato e stragiurato che questa fosse la vera ricetta. Non immaginate che vengano le ciambellone industriali, quelle del industriali. McDonald's. Quelle del McDonald's hanno un gusto molto differente, sorprendente direi. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come le facciamo. Benissimo. Ed eccoci pronti per la preparazione dei nostri donuts. Sì, che belli, i donuts americani. Sì, infatti, con questa ricetta verranno circa 12 donuts e le relative palline. Palline? Le palline dei donuts. Benissimo. Scopriremo dopo cosa sono. Cominciamo subito. Ci occorreranno 30 g di acqua, 325 g di farina, di cui metà 00 e metà Manitoba. Bravo. Ma potete farla anche solamente con la farina 00, cambia di poco l'impasto. Io sto volendo provare. Proviamo. Poi zucchero. 50 g di zucchero. Perfetto. O 60 se usate lo zucchero a velo. Poi dell'olio di semi per friggere, io sto usando semi di girasole. Un cucchiaino di essenza di vaniglia, perché io lo metto sempre, poi un cucchiaino di noce moscata, sì, poi mezzo cucchiaino di sale, del lievito di birra, il lievito istantaneo, una bustina, sì, secco, secco. Sì. Un uovo e poi 40 grammi di, io uso burro, ma vengono più buone con la margarina, quindi fate voi. E poi 190 grammi di latte che io già ho messo a scaldare, infatti qui lo vedete che è fumante? Sì, è fumante, si vede? Quindi è fumante. Deve essere poi alla fine di tutto, deve essere tiepido, lo sì, scaldate, infatti. Lo portate quasi a ebollizione e poi lo fate raffreddare naturalmente. Leggermente, non troppo raffreddare. Cominciamo subito. Gli ingredienti delle glasse ve li diciamo dopo, mentre stanno lievitando i donuts. In un recipiente io metto 30 g di acqua tiepida ed il latte tiepido tutto insieme. Aggiungo al mio composto il lievito di birra. A questo aggiungo anche un cucchiaio dello zucchero che avevo preparato prima e questo ci permetterà di far attivare meglio il lievito. Wow! E lo lascio riposare per 5 minuti, poi lui farà la schiumetta, ve ne accorgerete che man mano si attiva. Nel frattempo, nella bowl della planetaria, voi potete farlo anche in una ciotolina, metto il rimanente zucchero e l'uovo. Voilà. E monto, ed essendo così esigua la quantità, non uso la planetaria per adesso, uso le fruste elettriche, ma potrei farlo anche con la planetaria. Ok, le uova sono montate. A questo punto aggiungo al composto la noce moscata e il sale e il burro che avrò fuso e amalgamo. Adesso aggiungiamo anche il lievito e il latte e l'acqua, insomma tutto quello che avevamo preparato prima. Adesso passo in planetaria non prima di aver aggiunto una parte della farina che passerò naturalmente velocemente, molto velocemente, al setaccio, così un terzo dell'impasto, no, un terzo della farina, e andiamo in planetaria. Ti aiuto. Aggiungiamo quindi la rimanente farina che avevo precedentemente setacciato, però E quando fa un po' panetto, cambiate il gancio con uno per impasto, quindi il gancio a uncino. E andiamo di gancio finché non verrà un bel impasto ben legato. Anche qui con la spatola legate sempre tutto l'impasto assieme. E così per 2 minuti lasciate a una velocità medio-alta. L'impasto è pronto, ma si stacca facilmente dalla parete della planetaria. Deve essere molto elastico, vedete, lascia la spatola quasi pulita. Bene, adesso lasciamo raddoppiare l'impasto per circa quante ore? Ma dall'una alle 2 ore. Quando lui è raddoppiato, il gioco è fatto. Il gioco è fatto, quindi 1-2 ore lui deve raddoppiare.
E ci vediamo dopo. Sì, con un canovaccio sopra, lasciatelo a riposo in un luogo caldo ma non troppo caldo e asciutto. E ci vediamo dopo. Il nostro impasto è molto bello che bello. Lievitato. Adesso cosa facciamo? Stendiamo un po' di farina sul piano da lavoro. E un po' di farina la mettiamo anche sul panetto, che adesso dobbiamo incordare un attimo. Allora, uno, due, come tre. Incordi tu, non incorda nessuno. Te lo posso dire? Uno, due. Bene, a questo punto, sempre sul piano da lavoro infarinato, stendiamo un disco di pasta che sia spesso 1,5 cm, 2 cm. Ok, pasta stesa, adesso prendo il mio set di coppa pasta. Eccoli qua, sono tanti coppa pasta che sono da una parte lisci e dall'altra parte smerlettati. O merlettati. Merlettati. Merlettati, e comincio a coppare. Vi piace questo coppa pasta? Che forte! Ne vorrei uno anch'io. Ne vorresti uno anche tu? Sì, come devo fare? Per averne uno devi partecipare al giveaway di Due Cuori e una Cappa. Non ci credo, c'è il giveaway! Oh, sì, yeah. Uno di questi, il set di stampini set, per i dolci. 6 stampini per dolci. Sarà vostro, basta. Lasciate un commento, uno o quanti commenti vorrete sotto a questo video. Che lo condividiate sulla vostra pagina Facebook o sui vostri social. Ed essere... Basso vedete la data di scadenza. Certo, ed essere iscritti sia a Due Cuori e una Cappa che ad Arte per Te. Qui in giro trovate tutti i link di riferimento e guardate il box informazioni per il regolamento. Poi bisogna accoppare al centro. Ah, semplicemente così. Naturalmente io friggerò anche questi. Queste sono le famose palline di cui vi parlavo prima. E verranno dei mini bomboloni che poi farcirò o con la marmellata o con la Nutella. Ma questo perché siamo a dieta? Sì, sì. Ok, l'olio a temperatura. Immergiamo i nostri donut. Che forte! Fateli cuocere 2 minuti per lato, più o meno. Poi naturalmente regolatevi col grado di doratura che preferite. E adesso mettiamone a friggere una col buco un po' più piccolo. Deve venire come una fettina di ananas in pratica. Vediamo come viene su. Sì, con la forma più col buchino più piccolo al centro vengono meglio. E adesso prepariamo la glassa al cioccolato. Sì, per le nostre ciambelle. Sì. Si è svegliato anche Inzino, giusto giusto per le ciambelle. E allora occorrono 75 grammi di burro. Poi 125-150 grammi di cos'è? Di cioccolato. Cioccolato fondente, poi un 4 cucchiai di acqua e anche un cucchiaino di vaniglia, di essenza di vaniglia. Ci sta sempre bene. E 230 grammi di zucchero a velo. Intanto sciolgo al microonde burro e cioccolato e metto sul fuoco l'acqua perché deve diventare caldissima. Come prima cosa, sciolto il burro, facciamo in modo che il cioccolato si amalgami bene. In un'altra ciotolina verso lo zucchero a velo. Ma quante ciotoline! E anche con lo potete fare con la stessa frusta, tanto dovete mixarle. E l'acqua, mi dai l'acqua? Arriva. Allora, vi abbiamo detto 4-5 cucchiai. Mescola. Tieni. Diventa scura perché avevo la frustina Mamma. Fatta di cioccolata, dimmi. Bravissima. È bravissima. Non capiamo se con questo sei bravissima, ci prende in giro. Mi sa. E ora verso lo zucchero all'interno del cioccolato. Ho detto ancora fame. E lui ha ancora fame, eh? Capiamolo. Ok. E adesso verso anche la vanillina. E mescoliamo bene. Ok, la super glassa è pronta. Prendiamo i nostri donuts. Arrivano. E quello che ci rimane da fare è semplicemente prendere il donuts, intingerlo wow e metterlo
qui. Poi, se proprio vogliamo fare quelli porcellosissimi, no, ci mettiamo anche questi. Biomer, mettiamo un po' di coriandolini tutto attorno. Che forte, belli. Va bene, avete capito come si fanno quindi? Sì, più o meno il senso è questo. Provate poi... il gusto dei donuts americani. E noi vi lasciamo le foto. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, io li guarnisco. Potete guarnirli anche con nocciole, mandorle tritate, scaglie di cioccolato. Ci vediamo dopo, se no non finisce più. A dopo. Sei sempre tu. Avete visto com'è simpatica la ricetta delle ciambelle americane? E come vengono uguali. Poi voi potete divertirvi a guarnirle, come vi ho detto, durante la preparazione, con quello che vi pare. O creare la glassa in 2000 modi diversi. Io ho fatto una sola versione della glassa perché prossimamente faremo altre versioni di donuts che ho scoperto avere diverse... sfaccettature a seconda della zona americana in cui vengono fatte. E allora, facendo questo, vi preparerò altre glasse che potrete comunque scambiare agevolmente tra l'una e l'altra. E quindi, se la ciambella non la utilizzate solo in estate e volete pure mangiarla a casa, preparate i nostri donuts e diteci cosa ne pensate, e se anche voi come me rimarrete sorpresi dal loro, dalla loro consistenza e dal loro gusto. Naturalmente vi invitiamo a iscrivervi al canale, a iscrivervi sulla pagina Facebook Due Cuori una Cappa, lasciate blog. Tante foto, condividete con noi tutto quello che preparate. Bene, fateci sapere cosa ne pensate di questi donuts e noi ci vediamo presto sulle vostre tavole. Ciao.